Bentrovati a un nuovo appuntamento con Qui Emilia Romagna, il nostro format che vi racconta anche gli eventi che si svolgono sul territorio. Primavera, tempo di sagre e sono tante le iniziative in preparazione nella nostra regione Emilia Romagna. Allora, noi abbiamo la curiosità di andare in Romagna, precisamente a Zattaglia, dove fervono già i preparativi per la festa del cinghiale che tradizionalmente appunto si svolge a Zattaglia, ma come vediamo qui da questo volantino si svolgerà a Brisighella perché Zattaglia è stata duramente colpita lo scorso anno durante gli avvenimenti dell'alluvione della fine di maggio e quindi abbiamo visto proprio delle immagini che hanno colpito la sagra e quindi ci si sposterà al parcheggio ex gufo di Brisighella. Ma ci spiega tutti i dettagli Lorenzo Giunchedi, che è il presidente del gruppo sportivo Valsintria che organizza la sagra e che è in collegamento con noi. Ben trovato Lorenzo. Bentrovati a voi. Vi Ecco, voi saluto. siete già in preparativi, ci racconti un po'. Sì, attualmente siamo in fase di preparazione delle minestre e siamo partiti con quelli che normalmente si chiamano tortelloni, fatti con ricotta, spinaci e poi proseguiremo con le piadine, eccetera, eccetera, fino ad arrivare agli ultimi giorni dove prepareremo le salsicce e le diciamo la preparazione della carne per fare cinghiali salmì, che è il nostro piatto di punta, diciamo, cinghiali salmì con la polenta, Il diciamo cinghiale è così. poi il protagonista della vostra sagra e lo proponete davvero in diversi modi. Esattamente, lo proponiamo: cinghiale in salmì, la salsiccia di cinghiali, il ragù di cinghiale per le varie minestre, tagliatelle, orecchioni, polenta, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche le costolette di cinghiale stufato con le patate, perché diciamo che è una parte non proprio nobile del cinghiale, ma è una delle parti più saporite, cioè le costolette sono molto delicate, ecco, diciamo così. Allora, ripetiamo, le date. Le date saranno quest'anno dal 10 al 13 di maggio. Intanto stiamo vedendo un po', alcune delle prelibatezze che preparate. Chi c'è dietro questa macchina organizzativa? Chi è che sta lavorando per la preparazione della vostra sagra? Allora, diciamo che sono tutti volontari, quelli che lavorano questa festa sono tutti volontari, ma da tutte le parti, diciamo così, della Romagna, perché il nostro gruppo prevede degli associati dalle varie parti, cioè da Ferrara, da Ravenna, da Imola, da Forlì, un po' da tante parti. Perciò siamo un po' un mix, diciamo così, che lo facciamo tutti con passione poi quello che ci lega, diciamo che è il mondo della caccia, ma per la festa del cinghiale diciamo che siamo tutti volontari, amici, parenti, eccetera, eccetera. E E quanti siamo siete? oltre 200 volontari, perché abbiamo 1100 posti a sedere, perciò dobbiamo essere pronti per soddisfare tutte le richieste, diciamo così. E quindi quante persone vi aspettate in queste 4 giornate, insomma, visto anche l'andamento degli anni precedenti? Sì, noi speriamo di superare le 10.000 persone, però quest'anno per noi diciamo che è un po' un anno zero perché veniamo da una fase di alluvione dove abbiamo dovuto spostare location per le frane e le inagibilità, chiamiamo così, della tradizionale location. Poi speriamo, ci siamo avvicinati un po' di più al paese, perciò speriamo di aver colto nel segno le esigenze di tanti che si lamentavano del fatto che eravamo un po' lontani. Ma noi adesso abbiamo visto qualche immagine, proprio erano andati sott'acqua tutti i vostri tendoni, gli stand, quindi l'alluvione vi ha colpito proprio nei giorni in cui era in corso la sagra? Sì, la sagra doveva cominciare il 19 e noi siamo stati nominati il 17, perciò è stato proprio un giorno o due prima dell'inizio dove noi dovevamo semplicemente accendere i fornelli, era tutto pronto con degli ingenti danni, però noi stiamo cercando di risollevarci, stiamo cercando di ripartire, vogliamo dare una risposta a questi eventi calamitosi che sono successi da noi.
E poi dopo i volontari, lo scorso anno voi tutti vi siete un po' uniti anche per cercare di liberare, no? Quello che era stato, i vari terreni che erano stati colpiti. Sì, lì ci sono stati dei mesi di duro lavoro perché è stato tutto sommerso dal fango, dal limo che ha lasciato il fiume che è passato e purtroppo su quattro strade che sono di accesso al paese di Zattaglia ce n'è rimasta una, le altre tre, tra i quali una è ancora inagibile, passerà qualche anno prima che torni percorribile perché c'è proprio una frana che ha distrutto il monte. Perciò per adesso noi ci siamo dovuti spostare per una questione anche di sicurezza, perché venendo 10.000 persone, avendo solo una strada, non è il massimo della sicurezza, diciamo. Ah, certamente. E come funzionano queste 4 giornate? Appunto, si mangia tutti insieme, c'è il momento della cucina, ci sono anche dei momenti di musica, di varie distrazioni, di intrattenimento? Certamente, certamente. Ogni sera siamo accompagnati da gruppi musicali di ascolto, abbiamo un fornitissimo bar con le nostre immancabili grappe, caffè, dolce, c'è un po' di tutto, diciamo così. Nello stand gastronomico invece abbiamo quello che riguarda un po' tutta la gamma delle minestre, dei contorni e anche dei dolci. Abbiamo la tradizionale ciambella nostra locale, le famose pesche all'alkermes che si trovano più raramente, sempre più raramente, e noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Fino adesso ci siamo stati premiati, speriamo di esserlo anche quest'anno. Perciò noi diamo appuntamento a tutti. Ecco, un altro piatto che è importante, a mio parere, è la trippa di cinghiale, che quella non si trova da nessuna parte. E poi abbiamo anche lo stinco di cinghiale. Sono tutti piatti abbastanza particolari, ma diciamo che sono molto richiesti e anche ricercati, diciamo. E voi invece siete un gruppo sportivo Valsintria? Esattamente. Durante tutto l'anno, quali sono le vostre attività? Ma noi ci occupiamo praticamente della caccia cinghiale, infatti questa carne qui è, chiamiamolo così, è una carne, non dico garantita perché però è una carne locale, non abbiamo delle cose strane, è tutta una carne locale che viene poi offerta, poi dopo viene lavorata da noi artigianalmente, poi abbiamo tutti i controlli dall'USL, da tutti i vari enti, perciò come sapore diciamo che ci siamo perché è una cosa locale. Noi siamo un gruppo sportivo che ci occupiamo nei mesi invernali della caccia, poi abbiamo questa manifestazione che la organizziamo fra cacciatori e amici, parenti, conoscenti, eccetera, eccetera. E in estate ci occupiamo anche di cinofilia, gare, eccetera, eccetera. Quindi la popolazione dei cinghiali dalle vostre parti, anche lì appunto aumentata, come la vivono anche gli agricoltori della zona, in Appennino, insomma, o Sì, però nella noi siamo vena in romagnola. ottimi rapporti con gli agricoltori della zona, in quanto noi troviamo anche problemi di sovraffollamento, eccetera, eccetera. E diciamo che qui la carne di cinghiale è a chilometri zero, ma proprio zero zero. Quindi siamo anche ben voluti perché se ci sono dei problemi non li risolviamo. Ecco. Siamo in accordo con le varie diciamo così, amministrazioni, ATC, comune, provincia. E dipendiamo sempre dalla regione, ad ogni modo. Però siamo in ottimi rapporti. Va bene, allora io ringrazio Lorenzo Giunchedi che ci ha raccontato un po' come funzioneranno queste 4 giornate. Ricordiamo l'appuntamento a Brisighella per la festa del cinghiale di Zattaglia 10, 11, 12 e 13 di maggio. Di base. Grazie Lorenzo e grazie a voi per averci seguito qui Emilia Romagna. Torno Grazie a alla voi e solita vi ora. Buon aspettiamo tutti. Grazie. proseguimento. Ciao.